Roberto, debutto ufficiale per te e per voi nel primo turno di Coppa Italia, 2-1 sul Dertona, vi premia il risultato, vi fa andare ai 32esimi della competizione, ma al di là di questo passaggio formale, ovviamente da parte vostra una grande prestazione in rimonta dopo essere stati sotto nel punteggio, Umbra che ci ha messo tanto, che ovviamente adesso deve migliorare, ma come tutti, la condizione perché si è soltanto all'inizio, però ci sono viste cose buone da fuori, immagino che le hai viste anche tu. Al di là del risultato sono pienamente soddisfatto perché ho visto una squadra di uomini che hanno carattere, una squadra determinata, che non ha abbassato la testa dopo aver preso il gol, anzi ha iniziato a giocare, a macinare chilometri perché veramente ha corso tanto. Questa squadra è una squadra giovane, deve mettere in campo questo, atteggiamento, corsa, forza e compattezza. Senti, Umbra che è stato anche lucido nei momenti, soprattutto per le scelte arbitrali, no? Perché da una parte e dall'altra ovviamente non sono state condivise delle cose. Tu come l'hai visto? Anche perché poi soprattutto siete stati poi in 10 contro 10 e lì poi è stata di nuovo partita vera perché mancavano più di 20 minuti. Sì, partita vera è stata dal primo minuto perché c'è sempre un po' di sana rivalità tra Umbra e Dertona, ma è stata, credo, una bella partita vista da fuori. Ho visto, sì, interventi duri, come è giusto che sia, sanzionati. Sinceramente, su Manasev non so cosa sia successo, visto che era molto arrabbiato, però so che il primo fallo non ha fatto nulla, è entrato in leggero ritardo, ma ha tolto la gamba, ha preso il giallo, che poi gli è costata l'espulsione nel secondo fallo che giustamente c'era. Sono pienamente soddisfatto perché i ragazzi hanno risposto a quello che chiedevo e, ti ripeto, al di là del risultato che poteva essere anche un pareggio, e io ero soddisfatto lo stesso. Comunque credo che abbiamo meritato, comunque abbiamo creato tanto, siamo stati bravi a rimanere in pressione per quasi 90 minuti, siamo andati a prenderli alti per un bel po' di parte di gara. Ripeto, complimenti ai miei ragazzi, complimenti al mio staff perché ha fatto un buon lavoro e un grande applauso a tutto l'ambiente. Sono arrivati spunti interessanti dai nuovi, in mezzo al campo hai messo Matisse, comunque un 2005 che la passata stagione giocava nel Sommariva Perno, poi ti chiedo una menzione per Musso che ha fatto un grande lavoro di reparto là davanti, al di là di aver trasformato il rigore, ha fatto veramente peso proprio da numero 9. Sì, il ragazzino l'abbiamo preso dalla promozione, noi stiamo lavorando sul territorio, come già da qualche anno a questa parte, cerchiamo di scoprire anche dei piccoli talenti di zona. Noi non lavoriamo con gli appartamenti, perciò dobbiamo per forza cercare sul territorio. Questa è una cosa che stiamo facendo anche discretamente bene, ci alletta anche l'idea di comunque lavorare sul territorio. Questo qua porta anche dei risultati, perché magari uno gioca per la maglia. Ed è importante. Per Musso non mi esprimo, penso che Musso non devo giudicarlo io, è un giocatore che ho voluto fortemente, un giocatore che credo che sia uno dei giocatori più importanti nel reparto offensivo non solo di questo campionato.